Entro la fine di settembre il Comune di Termoli deciderà di aumentare l'IMU sui locali dei commercianti. Come si pone la Confcommercio rispetto a questo grandissimo problema? Noi non accettiamo assolutamente questa ulteriore mannaia che si sta per abbattere sui commercianti di Termoli, e siamo indignati per questa ulteriore scossa che potrebbe in qualche modo abbreviare la vita delle attività commerciali della nostra città. Stiamo prendendo delle iniziative affinché scongiurino l'amministrazione comunale ad andare in questa direzione. Già in passato le attività commerciali, in particolar modo gli albergatori di Termoli, hanno dovuto subire questi prelievi che hanno determinato, per quello che ci è noto alla data odierna, un calo notevole di presenze nella nostra città, perché io dicendo questo mi riferisco alla imposta di soggiorno che è stata approvata dal Comune di Termoli all'inizio dell'estate, per cui ha gravato tantissimo sui nostri albergatori, che correttamente si sono fatti carico loro dell'imposto di soggiorno, a differenza di altre realtà turistiche che hanno fatto gravare sul turista. I nostri albergatori si sono sovraccaricati di questa imposta, appunto perché nel momento in cui, e io mi riferisco al periodo di novembre-dicembre, che erano stati presentati i prezzi per la stagione 2012, non era prevista l'imposta di soggiorno, e quindi correttamente i nostri albergatori hanno pensato bene di farsi loro carico di questa imposta. Adesso nuovamente verranno sovraccaricati di una ingiustizia, anche perché parliamo di attività in forte crisi. Noi abbiamo assistito a un calo notevole di presenze, all'aumento della pressione fiscale. Speravamo che il Comune di Termoli in qualche modo avrebbe graziato con l'IMU, invece pare proprio che entro fine settembre l'amministrazione comunale si appresti ad approvare l'aumento della imposta sugli immobili dall'8,5 per mille al 10 per mille per quanto riguarda i locali commerciali di proprietà, e quindi si andrebbe nuovamente a colpire gli albergatori, i proprietari di ristoranti, i proprietari di negozi. Una piccola parte degli esercizi sono in affitto, ma la maggior parte sono locali di proprietà. Questo è una cosa inaccettabile, anche perché oramai ci troviamo di fronte a un pozzo prosciugato, per cui gravare sempre sulle solite categorie, e quindi io mi riferisco ai commercianti, è una cosa che oramai non possiamo più accettare, perché questo significherebbe aumentare il numero di attività che stanno per chiudere. Già su tutto il territorio nazionale, appunto da una statistica della Confcommercio nazionale, risulta che entro il 2012 dovrebbero chiudere all'incirca 25.000 attività, e quindi qui è compresa anche la percentuale delle nostre attività commerciali che sono previste in questa statistica infelice. Sicuramente questo pregiudicherà al rialzo questi numeri, e quindi noi, appunto per evitare che questo si verifichi, prenderemo delle posizioni forti affinché si rendano conto i nostri amministratori che è una cosa improponibile. Avete intenzione proprio di ricorrere alle vie legali per bloccare il Comune? Noi, come abbiamo fatto per l'imposta di soggiorno, abbiamo fatto un ricorso al TAR e stiamo aspettando che il TAR si pronunci. Ugualmente faremo per l'IMU, e quindi faremo un'azione forte e faremo un ricorso al TAR.